ricordo di Mauro Balloni, il comune di Massa proclama il lutto cittadino per la giornata di domani. Risarcimento danni causati dal maltempo del 3 di novembre. Domande accettate fino al 19 gennaio. Manca il personale medico necessario per la sanità territoriale. Grido di allarme dalla UIL FPL. Scuola Tagliercio di Carrara. Al via i lavori per la scuola modulare nel Parco dei Pini. Peschi già in fiore a gennaio. Le colture si risvegliano in anticipo. In pericolo la produzione agricola. Presentato il calendario di veterani dello sport edizione 2024 per sostenere le attività dell'associazione. Buonasera, benvenuti al nostro telegiornale. Il comune di Massa Carrara si unisce in profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Mauro Balloni, stimato concittadino, figura di spicco nel mondo dello sport e promotore di importanti eventi cittadini. In segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia, l'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per venerdì 5 gennaio 2024, giornata in cui si terranno le esequie. Si invita la cittadinanza, le istituzioni, le organizzazioni sociali, culturali, produttive e gli esercenti commerciali ad esprimere la propria partecipazione al lutto cittadino in concomitanza con le esequie programmate alle 15 in cattedrale di Massa. Si chiede di adottare comportamenti rispettosi del momento di dolore e di evitare atteggiamenti in contrasto con lo spirito di solidarietà. Proroga dei termini per il risarcimento meteo 2023 fino al 19 gennaio, un'opportunità per famiglie ed imprese colpite dal maltempo del 3 novembre scorso. In una recente delibera del Consiglio dei Ministri datata 5 dicembre sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza per il maltempo dichiarato il 3 novembre anche alle province di Lucca e Massa Carrara. Questo provvedimento è una risposta diretta ai danni considerevoli causati dagli eventi meteorologici estremi. La conseguenza più significativa di questa estensione è la proroga del termine per presentare domande di risarcimento da parte di nuclei familiari e attività economiche e produttive colpite. Il nuovo termine per la presentazione della domanda è stato infatti fissato il 19 gennaio di quest'anno. Per accedere al processo di risarcimento è necessario utilizzare i formulari online disponibili su servizi.toscana.it. Al momento della compilazione del formulario è importante allegare il modello corretto in base alla tipologia di richiesta, modello B1 per i privati e modello C1 per le attività economiche e produttive. Per facilitare poi il processo e rispondere alle domande comuni, la Regione Toscana ha creato una pagina web dedicata all'evento www.regione.toscana.it/emergenza-alluvione-2023. Qui è possibile trovare un tutorial e FAQ dettagliate per guidare i richiedenti attraverso il processo di richiesta di risarcimento. La proroga del termine per la presentazione della domanda rappresenta una vera opportunità fondamentale per coloro che hanno subito danni dagli eventi meteorologici del novembre scorso. La Regione Toscana si impegna a fornire il supporto necessario affinché le vittime possano accedere ai fondi di risarcimento e riprendersi dalla devastazione subita. La Regione lancia il nuovo protocollo per il pronto soccorso affollati, ma la UIL FPL Nord-Ovest critica la mancanza di personale ritenuto il vero problema della sanità. Vediamo. La Regione lancia un nuovo protocollo per il pronto soccorso affollati, ma in risposta la UIL FPL Nord-Ovest sottolinea il vero problema, cioè la mancanza di personale. Il segretario UIL Massa Carrara Claudio Salvatori denuncia il divario tra le promesse sulla carta e la realtà del settore sanitario. Il protocollo proposto dalla Regione Toscana, che include soluzioni come telemedicina, agenzie di continuità ospedale-territorio e task force operative 7 giorni su 7, è giudicato geniale da Salvatori, ma a proprio parere la Regione dovrebbe capire che non mancano fantastici protocolli da attuare, ma manca il personale, quello che è necessario a mandare avanti la sanità territoriale.
Il segretario UIL FPL Massa Carrara critica il piano regionale per ridurre le liste di attesa e il sovraffollamento nei pronto soccorso, sottolineando che senza un massiccio piano di assunzioni mancherebbero tecnici sanitari, operatori sociosanitari, infermieri e medici per coprire i turni ordinari. Salvatori evidenzia poi le attuali sfide del settore sanitario, comprese le difficoltà nelle cure palliative dovute alla carenza di personale medico. Nonostante le premesse sulla carta di attivare equip medico-infermiere e agenzie di continuità ospedale-territorio, Salvatori sottolinea che la realtà è ben diversa. Le aziende sanitarie, afferma, sono ancora in attesa delle linee di indirizzo per scrivere il bilancio preventivo del 2024, mentre gli organici sono ridotti all'osso. L'azienda ASL Toscana Nord-Ovest ha confermato il suo impegno nel garantire il servizio di continuità assistenziale, ex guardia medica, per il prossimo fine settimana che sarà caratterizzato dalla festa dell'Epifania. L'obiettivo è assicurare una copertura completa dei territori aziendali, integrando i servizi territoriali ed ospedalieri. Come già avvenuto nei precedenti weekend, è stato elaborato un prospetto che fa il punto sulla situazione. In alcune sedi si prevede un'autonomia di gestione con la presenza di professionisti sia diurna che notturna. In altre zone si prevede un'autonomia con attivazione di alcuni casi della sede limitrofa. Per situazioni più critiche è garantita una copertura condivisa o telefonica. L'azienda ASL è in costante collegamento con le centrali operative 118 Alta Toscana e Livorno-Pisa per garantire un coordinamento efficace tra i servizi di emergenza-urgenza e quelli di ex guardia medica. Sono iniziati i lavori per la nuova scuola modulare della Tagliercio a Carrara, grazie a 1,3 milioni di euro investiti dal comune. Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di preparazione del terreno al campo dei pini di Marina di Carrara, dove verrà eretta la nuova scuola modulare per ospitare temporaneamente la scuola Tagliercio. Questa iniziativa è una risposta alle esigenze di continuità formativa degli studenti, mentre si procede con l'abbattimento e la ricostruzione del plesso principale di via Marco Polo. Grazie ad un investimento di circa 1,3 milioni di euro da parte del comune, sorgerà una moderna struttura di oltre 1.500 metri quadrati. Dotata di 10 aule da 45 metri quadri l'una, 6 aule da 60 metri, aulette morbide, uffici, laboratori, biblioteca e tutti i servizi igienici previsti dalle normative. La sindaca Serena Righi ha sottolineato l'importanza di garantire una continuità formativa eccellente per gli studenti della Tagliercio. La scelta di questa soluzione consente infatti di mantenere attiva la scuola Marina Est, preservando il legame speciale con la zona. L'obiettivo è di mantenere un elevato standard di offerta formativa durante la costruzione della nuova sede in via Marco Polo, finanziata con 9 milioni di euro provenienti dai fondi PNRR. L'assessore ai lavori pubblici, Elena Guadagni, ha confermato una tabella di marcia stringente per garantire la prontezza della nuova scuola in tempo per l'inizio dei lavori di via Marco Polo. La dirigente scolastica, Maria Concetta Consoli, ha assicurato che la scuola adotterà tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disagio per studenti, famiglie e personale durante il periodo di transizione. Ha annunciato l'inizio dei lavori di cantierizzazione per il ponte di Giordanello a Pallerone nel comune di Aulla. Questo progetto, tanto atteso dai residenti, mira a migliorare la sicurezza e l'accessibilità del ponte che collega la frazione al colle di Carafa. Il contributo regionale di circa 440.000 euro, unito ai 90.000 euro messi a bilancio dal comune, consentirà la realizzazione di interventi volti non solo a garantire la sicurezza, ma anche ad ampliare la sede stradale. La ridotta ampiezza del ponte era una preoccupazione a lungo condivisa dai cittadini. Da metà gennaio partiranno i lavori di manutenzione straordinaria al parcheggio ex ASL di via Garibaldi a Pietrasanta. L'investimento di 100.000 euro, finanziato dall'ente municipale, mira a sistemare definitivamente l'area di sosta gratuita vicino al centro storico. Il parcheggio presenta problemi come dossi causati dalle radici dei pini, buche sulla carreggiata, regolamentazione inadeguata delle acque piovane e illuminazione parziale. Ora, con l'acquisizione della proprietà da parte del comune, si interverrà per risolvere questa situazione.
questa criticità. I lavori saranno suddivisi in lotti per una gestione ottimale di tempi e costi. Si inizierà dalla parte compresa tra l'ingresso di via Garibaldi e il primo grande dosso causato dalle radici. Le operazioni includeranno con una sacrifica profonda, rifacimento del sottofondo stradale e posa di nuovo asfalto per le aree di transito auto, mentre le zone di sosta avranno una pavimentazione drenante in masselli autobloccanti per migliorare lo smaltimento delle acque piovane. L'area verde centrale sarà preservata, ma i pini saranno sostituiti con nuove alberature più adatte all'ambiente urbano. Peschi già in fiore a gennaio e ortaggi mignon. L'arrivo dell'inverno è shock per le colture risvegliate in anticipo. Ecco il raccolto di un agricoltore massese. Vediamo insieme. Stamane mattina, arrivando nel terreno, nel frutteto, mi sono accorto questa pianta che è già in fiore e poi mi sono accorto un'altra cosa, che essendo già in fiore e stanotte ha fatto la prima notte un po' di freddo e iniziano a cadere già i fiori in terra, si staccano e cadono, e ecco che la produzione è finita di questa pianta qui, essendo una pianta medio tardiva, nemmeno una pianta precoce. Ora, questa pianta, se doveva fare 50 kg di pesche, se ne fa 10 kg, ma non ci speriamo. E se non si perde la pianta addirittura. E siamo in 2 mesi e mezzo d'anticipo. Questa per lo più è una pianta che avrebbe dovuto germogliare dai primi di marzo, verso il 10 di marzo e il 15 iniziano a gonfiare le gemme, fino ad arrivare al 20 di marzo, 25, vicino al momento della primavera, che vengono schiusi in questo modo i fiori. Ovviamente con questo gelo che verrà ora nei prossimi giorni, questi fiori cadranno tutti a terra, come abbiamo già visto. Adesso la preoccupazione è col freddo che sta arrivando, che hanno detto dal 6 gennaio arriva questo gelo, e questo gelo, se arriva quello, con l'umidità che c'è, gela tutti gli ortaggi che sono fuori, vengono ghiacciati. Sperando che si riprenda qualcosa, ma non si sa. È sempre più difficile coltivare. Sono danni provocati dall'eccessivo caldo e dalle piogge di questi mesi. Come vediamo, le colture sono state danneggiate. Colture, finocchi che dovevano essere di una pezzatura sul mezzo chilo, 600 grammi l'uno, e invece vediamo che hanno preso questa umidità, e quando sono puliti diventano 2 etti, e quindi è tutta perdita di prodotto, perdita economica, e qui è sempre peggio tutti gli anni con questo caldo anomalo, e queste ora ci sono anche le piogge che abbondanti di quest'anno, e anche quest'anno è andata male. Ora questo si toglie, come si vede bisogna togliere 1, 2 e anche questa 3. E vediamo che da un finocchio che era mezzo chilo diventa un finocchio di 2 etti, 3 etti. Anche questa costa andrebbe tolta perché qua è macchiata. Quando si porta sul banco, se non sono belle chiari, ecco cosa è venuto fuori dopo averlo pulito per bene. Come vengono tagliati così, tolta la radice, ecco cosa è rimasto da un finocchio di mezzo chilo, tutti piccoli finocchietti così. Buoni perché non si spreca nulla, ma la produzione non è quella che deve essere. A differenza di qualche anno fa, 4-5 anni fa, che c'era quasi la sicurezza di raccogliere perché il clima era sempre abbastanza equilibrato, oggi non abbiamo più quella certezza. Noi si semina, si fa come si faceva prima, si semina tanta roba, si trapianta, ma non si sa quanto si raccoglie. Siamo arrivati a raccogliere un 60%, dal 100% di prima che si raccoglieva siamo arrivati già al 60%, e è sempre più difficile. Presentata come di consueto la nuova edizione 2024 del calendario dell'Associazione Veterani dello Sport, sezione Bacchi Lega Targioni. La presentazione si è svolta nel Palazzo Civico di Massa. Tra gli ospiti presenti figuravano i rappresentanti locali dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport, tra cui Ettore Biagini, l'assessore allo sport Roberto Acerbo e il sindaco Francesco Verziani. Con piacere stamani mattina abbiamo ottenuto la disponibilità del sindaco, dell'assessore allo sport del comune di Massa per fare la presentazione ufficiale del calendario. Come ho scritto anche già
già sui giornali, il calendario è stata un'idea geniale, diciamo così, del nostro Mauro Balloni, che l'ha voluto realizzare fin dal 2017, e ogni anno noi usciamo con questo calendario dove vengono riportate tutte le iniziative, tutte le diciamo, manifestazioni sportive e non anche sportive che la sezione porta avanti durante l'intero anno. È una maniera anche per dare visibilità a tanti sportivi massesi di farsi conoscere meglio a livello sia sportivo che cittadino. Un'occasione importante proprio per ricordare l'impegno, l'attività, l'inclusione, soprattutto l'amicizia e i valori che vengono trasmessi attraverso lo sport e soprattutto sostenuti da un'associazione, quella la sezione locale di Massa Carrara, tra le più importanti d'Italia, di cui naturalmente siamo orgogliosi. Lo sport, il movimento sportivo, sia giovanile sia dei veterani nel nostro territorio, è un movimento molto importante al quale l'amministrazione intende dare il massimo sostegno e supporto, perché crediamo nei valori che esso ci consegna e quindi in un percorso che ci permette non soltanto di rendere la comunità più forte, più inclusiva, più solidale, ma anche più in salute. E naturalmente ringrazio tutto il direttivo, l'associazione che ha voluto anche in questa occasione presentare qui in comune, presso la sala della Giunta, il calendario di quest'anno, che ricorda anche naturalmente momenti importanti, quale la festa dello sport che si è tenuta a settembre dell'anno scorso, ricorda momenti importanti con un palmarès di tutto rispetto, con tantissimi atleti che si sono distinti e si continuano a distinguere anche adesso in tutte le categorie, appunto anche quella dei veterani. Naturalmente abbiamo anche ricordato con grande affetto e commozione la figura del presidente Mauro Balloni, che ci ha recentemente lasciato. Come detto prima, si terranno domani, venerdì alle 15, in Cattedrale a Massa, i funerali di Mauro Balloni, presidente dell'Unione Veterani dello Sport. Tantissime le attenzioni di stima e affetto giunte in queste ore alla famiglia. Un ricordo nelle parole del sindaco Francesco Persiani e di Ettore Biagini del Consiglio Direttivo dei Veterani dello Sport. La conferenza stampa di stamani mattina in comune per presentare il nostro calendario 2024 è stata anche l'occasione per ricordare la figura di Mauro Balloni, l'amico Mauro Balloni, che è stato una colonna dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport, un trascinatore. Abbiamo scritto che con lui la sezione è diventata la prima in Italia quanto al numero di soci. È una figura che non ci scorderemo, è una figura che molto difficilmente riusciremo a sostituire, ma siamo consapevoli e convinti che in tutti i nostri soci troveremo le persone giuste per portare avanti tutte le iniziative che Mauro ha sposato fin da quando è diventato nostro presidente. Ricordo che è diventato presidente nel 2013 e che quindi ha condotto la sezione per tre distinti quadrienni. L'avrebbe finito quest'anno, 31/12/2024, avrebbe finito l'ultimo quadriennio, purtroppo ci ha lasciato prima. E con grande sentimento di cordoglio, di partecipazione, a nome mio personale e tutta la cittadinanza, che naturalmente ricordo una figura importante della nostra città, il presidente Mauro Balloni, presidente dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport, sezione di Massa Carrara, ma protagonista di tanti altri momenti della vita associativa della nostra città. Egli è stata una figura che ha rivestito importanti incarichi a livello sportivo, quindi sia da atleta che da giudice, ha partecipato naturalmente anche al Gran Premio Liberazione, quindi l'associazione di Turano, ma tantissime altre cose, ricordiamo anche il CRAL all'interno dell'ospedale, della sua attività, una figura che è stimata, ricordata con grande affetto da parte di tutti. E domani ci stringeremo proprio attorno alla famiglia, al cordoglio, alla vicinanza a tutti, con tutti gli amici, tutti i parenti che naturalmente sono tristi per questo necessario commiato, ma la figura di Mauro Balloni sono sicuro che lascerà un segno nella storia della nostra città, verrà ricordato e anzi lascerà un'eredità che tutti noi siamo chiamati a dover prendere in mano e portare avanti proprio perché così lui avrebbe voluto.
Qualche istante di lucidità, rimanete insieme a noi. La mia macchina, bella ma... Da revisionare, non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla, prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Stregatto, potresti dirmi per favore quale strada devo prendere? Tutto dipende da dove vuoi andare, Alice. Nel Paese delle Meraviglie. Allora è semplice, la strada è quella che ti porta a MB Garden. E percorrendo la lunga via Aurelia, Alice si trovò di fronte ad un giardino, ma non un giardino qualsiasi, proprio da MB Garden. MB Garden, esperti in fiori e giardinaggio. Da MB Garden puoi trovare i regali e le confezioni più esclusive per il tuo Natale. DR 4.0 full optional di serie con 5 anni di garanzia. Incredibile Formula 0, interessi 0, anticipo 0, maxi rata 0. E tua in sole 60 rate da 339 euro. Corri in concessionaria, l'offerta è valida solo per poco. E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto. Con le attrezzature noleggiate da Italnolo, ha trasformato la nostra casa in una reggia. Italnolo! Tutto il bello del fare. Tutela per Piazza del Portone e per l'intero quartiere. È la richiesta di Italia Nostra, sezione di Massa e Montignoso, al sindaco Francesco Persiani. Sentiamo insieme i dettagli. Un problema grave in Piazza del Portone è quello dei parcheggi. Ricordo che pochi mesi fa Italia Nostra ha iniziato una campagna proprio per valutare l'antico quartiere del Portone. Con la porta, l'ex porta del Pino, c'erano due porte una volta, la porta del Pino e adesso il portone con l'arco del Salvatore, quindi è una zona importantissima, abbiamo l'unico monumento più importante della città, direi tra i più importanti, che è il Battile del Barilo, che pochi conoscono. Noi abbiamo messo questa targa proprio per farlo conoscere, vedo che tante persone si fermano a leggere. Bene, detto questo, poi è venuto fuori questa disgrazia degli alunni di una scuola che sono stati costretti ad andare a impegnare diciamo così, il convento delle suore di San Francesco, e quindi hanno fatto questa zona del Battile, hanno transennata per fargli appunto il parcheggio per i giovani, e questo va bene, però quando la scuola al pomeriggio non c'è o nei giorni feriali è inutile lasciare le transenne, è un parcheggio disattivato, e se qualche poveraccio disgraziato si ferma a comprare un pacchetto di sigarette e mette la macchina per due minuti di fianco alla transenne, arrivano i vigili e gli fanno la multa. Questo significa ammazzare un quartiere. Allora io ho scritto una lettera al sindaco e al comandante dei vigili urbani di rivedere questa situazione, fare in modo che possano convivere queste due necessità, cioè il parcheggio per i giovani studenti, ma il parcheggio per i cittadini, i residenti e quelli che si fermano 5 minuti per un caffè o per un pacchetto di sigarette, se no viceversa si costringe e si invita questo quartiere a chiudere, va a finire come a Piazza della Stazione, che noi l'avevamo denunciata subito
l'incongruenza di questo progetto che sta degradando infinitamente. Si vede questo laghetto artificiale secco da mesi che nessuno lo cura più, e soprattutto gli utenti del bar e gli utenti del giornalaio sono stati costretti a ridimensionare. Il giornalaio è chiuso, il bar non sappiamo che fine farà. Allora noi diciamo al sindaco di intervenire subito e ridare una piccola vitalità a questo quartiere, se no sarà un problema per tutti i cittadini. Il castello de Pagnaro a Pontremoli ha chiuso il 2023 con un risultato eccezionale, accogliendo 21.109 visitatori, segnando un record per la fortezza. Il Museo delle Statue Stele Lunigianesi ha emesso 1.006 biglietti solo nel mese di dicembre, confermando l'attrattiva della struttura. Il sindaco Jacopo Ferri, insieme al direttore del museo Angelo Ghiretti e alla cooperativa The Plus Planet, gestore dell'apertura, esprimono soddisfazione e gratitudine. Il 2022 aveva già visto un record di 18.940 visitatori, dimostrando una notevole ripresa dopo le restrizioni legate al Covid-19. Il 2023 è stato un anno turisticamente positivo per Pontremoli, con eventi di successo come la 17ª edizione di Mediavalis e la mostra Uffizi Diffusi Francesco Aiazza a Pontremoli, che ha attirato circa 5.000 visitatori. Il sindaco ringrazia chi ha contribuito a questi successi, auspicando nuovi progetti emozionanti per il 2024. Il Moto Club Massa, in collaborazione con Fondazione SOS Telefono Azzurro e di Mormo Tardisti Crew di Carrara, organizza l'edizione 2024 della Befana in Moto. L'evento vedrà i motociclisti accompagnare la Befana del Telefono Azzurro alle case di riposo di Massa, consegnando doni raccolti anche grazie al contributo di attività commerciali e concittadini. Il raduno inizierà alle 9 presso Largo Matteotti, seguito da una benedizione del parroco Don Samuele alle 9.45 di fronte al sagrato della cattedrale. Dopo la partenza, la carovana attraverserà la città e farà tappa alle 12 a Marina di Massa per un aperitivo offerto dal bar Tirreno. Il pranzo sarà presso Fritto Tosto, Galleria Maremonti, con un prezzo convenzionato grazie alla collaborazione con la galleria Maremonti. Nel pomeriggio alle 16.15 la Befana del Telefono Azzurro distribuirà infine gratuitamente calzette ai bambini in Piazza Aranci, scortata dai motociclisti. Il Teatro della Rosa a Pontremoli sarà il palcoscenico per lo spettacolo finale del Campus Nazionale dei Licei Musicali, in programma il 6 gennaio alle 18. Il racconto, intitolato L'Elfo Testarolo, scritto dal direttore del campus Marco Papeschi, sarà accompagnato da 8 brani musicali composti da Marco Bucci per l'orchestra del campus, composta da 55 giovani musicisti provenienti da tutta Italia. Organizzato dall'Associazione Fiorentina Legami d'Arte, il campus si svolge a Pontremoli grazie al convento dei Cappuccini e al patrocinato del Comune. Quest'anno il campus ha portato 55 giovani talenti a Pontremoli per preparare in soli 4 giorni uno spettacolo unico. Il sindaco Jacopo Ferri ha espresso la sua gratitudine per l'opportunità di ospitare un evento così alto valore nella città e ha elogiato il tributo di Legami d'Arte alla comunità con lo spettacolo. L'ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria attraverso il sito web di Legami d'Arte. E adesso proseguiamo con alcune informazioni di servizio. Sabato 6 gennaio, festività dell'Epifania, non si terrà l'appuntamento con il mercato biologico e tipico in Piazza delle Erbe a Carrara. I banchi torneranno sabato 13 gennaio con le verdure invernali, il miele, il vino, i succhi di frutta e tutti i prodotti della stagione invernale. Il mercato biologico e tipico di Carrara è promosso dal 2008 dal Comune, in collaborazione con i produttori GAS, Gruppo di Acquisto Solidale di Carrara e l'associazione Crisoperla. Interrotta la circolazione veicolare sulla strada provinciale 58 di Uliancaldo, nel comune di Casola in Lunigiana, nelle fasce orarie e giornaliere dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, dal lunedì al venerdì, tranne i festivi dall'8 gennaio all'8 marzo 2024. Sono esclusi i mezzi di soccorso durante il servizio di emergenza per il tempo necessario alla movimentazione delle attrezzature della carreggiata. A prevederlo in ordinanza del settore tecnico della provincia di Massa Carrara, che è stata adottata per permettere l'esecuzione di lavori di consolidamento della scarpata e che resterà comunque in vigore fino al termine dei lavori.
dalle 8.30 alle 13 di martedì 9 gennaio 2024 e comunque fino al termine dei lavori sarà interrotta la fornitura di acqua potabile in alcune vie di Marina di Carrara, Viale Monzoni, Via Bassa e via e zone limitrofe. L'interruzione riguarderà circa 150 utenti. Al termine dei lavori e nelle ore successive potrebbe verificarsi transitori fenomeni di torbidità, i quali si risolveranno facendo scorrere l'acqua dai rubinetti per pochi minuti. Eventuali proroghe dei lavori saranno comunicate in caso di avverse condizioni meteorologiche. Tempo in peggioramento a partire dalla mattina di domani, venerdì 5 gennaio, con piogge sparse che tenderanno a farsi più diffuse nel pomeriggio. Sui rilievi e nel nord-ovest della regione le precipitazioni saranno più abbondanti, possibili anche rovesci e brevi temporali con occasionali colpi di vento e grandinate. Le zone interessate sono quelle nord-occidentali, Lunigiana, Versilia, Valle del Cerchio, Valli di Bisenzio, dell'Ombrone Pistoiese e del Reno. Per questo la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valido dalle 12 alle mezzanotte del 5 gennaio. Il mare sarà molto mosso nell'arcipelago e sul Grossetano. E adesso diamo uno sguardo al meteo. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per venerdì 5 gennaio. Cielo nuvoloso, temperature minime in rialzo, venti tesi e mare mosso. Sabato 6 gennaio. Cielo nuvoloso con piogge, temperature in diminuzione, venti deboli e mare mosso. Andamento nei giorni successivi. Cielo nuvoloso, neve anche a quote basse, temperature in diminuzione, venti tesi e mare mosso. Per aggiornamenti meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Il nostro telegiornale termina qui, vi auguro una buona serata.